Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a fare l'unboxing di una videocamera di videosorveglianza della Yumi con alcune funzioni interessanti. Procediamo subito. Allora, ecco qui ragazzi, abbiamo lo scatto. Qui Yumi si presenta con un disegno della videocamera di sorveglianza. Qui invece abbiamo le istruzioni per installarla. In pratica basterà scaricare l'applicazione sul nostro cellulare, dopo connettere la camera alla nostra rete wifi e dopo potremo usarla e guardare il video tramite il nostro cellulare. Qui abbiamo alcune delle caratteristiche di questa camera con batteria. Vedete, ha un'immagine ad alta definizione, poi ci parla un poco della batteria, di come è fatta. Ha un sensore che rileva il movimento, poi vi dirò anche alcune caratteristiche in merito a questo più avanti. Poi qui sotto abbiamo i QR code per scaricare rispettivamente da Google Play o Apple Store l'applicazione. E qui invece abbiamo alcune caratteristiche, come sempre HD, ricaricabile, rilevamento del movimento, poi anche visione notturna. Questa l'ho provata, visione notturna, devo dire si vede anche di notte bene, riesce ad avere una buona copertura. Anche l'audio, vi dirò alcune caratteristiche che possiamo usare. Poi si può usare una micro SD per registrare i video. È anche resistente all'acqua. Ma passiamo subito all'unboxing vero e proprio, vediamo cosa c'è all'interno. Andiamo ad aprire la nostra scatola. Ecco qui cosa abbiamo all'interno. Allora, abbiamo il cavo USB per ricaricare la nostra videocamera di sorveglianza, eccolo qui. Poi qui abbiamo invece il supporto per collegarla al muro. Vedete come è fatto questo supporto, eccolo qui. Qui dentro ci sono anche le viti. Poi abbiamo manuale delle istruzioni qui, eccolo qui, manuale anche in italiano. E poi abbiamo la nostra videocamera di sorveglianza. Eccola qua ragazzi, confezionata in questo modo. Andiamo ad aprirla. Ecco qui come si presenta Yumi. Qui abbiamo vari sensori. Qui ci sono le casse. Qui c'è il sensore che rileva il movimento. Poi qui si accenderà una piccola lucina che ci dirà che è acceso. E poi intorno qui anche dei LED per permettere la visione notturna. Poi qui sotto all'attacco vedete un classico attacco per collegarla al muro. Poi qui abbiamo un'apertura invece in cui mettere la micro SD, poi ricaricarla e poi il tasto di accensione. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere alcune caratteristiche sull'applicazione. Vi farò vedere un po' di funzioni che si possono usare. Allora, eccoci qui sull'applicazione. Andiamo a vedere un paio di funzioni. Intanto qui abbiamo il nostro dispositivo, come vedete, in tempo reale, in cui possiamo vedere lo stato della batteria. Poi qui alcune funzioni come anche condividere la schermata. Andiamo subito a vedere il live, come si vede. Vedete, eccolo qua, mi vedete mentre sto parlando. Qui sullo schermo abbiamo alcune funzioni, come quella di poter registrare il video. Cliccando qui si avvia quindi la registrazione del video a nostro piacimento. Possiamo interromperla e la salverà nell'album. Poi abbiamo la possibilità di fare delle foto cliccando sulla forbice e le salverà nella galleria. E poi abbiamo anche questa funzione dove, tenendo premuto il pulsante centrale tieni e parla,
in pratica riprodurrà quello che sentirà dal microfono del nostro cellulare, quindi una sorta di messaggio da mandare a chi viene videosorvegliato. Poi qui abbiamo la possibilità di togliere il volume e di mettere il volume alla nostra videocamera di videosorveglianza. Poi qui ci dice anche la velocità in bit e la percentuale del segnale Wi-Fi. Poi qui abbiamo tutta una serie di altre impostazioni, come ad esempio quella dell'orologio, in cui possiamo vedere tutti gli eventi che sono stati rilevati dalla fotocamera con relative foto. Poi qui possiamo attivare o disattivare la funzione notturna. Poi invece qui abbiamo un tasto in cui si attiverà l'allarme e quindi avremo un suono. Ora proverò a farvelo sentire. Eccolo qua. E poi sull'ultimo pulsante abbiamo tutta un'altra serie di impostazioni che in questo momento non vi faccio vedere per questioni di privacy. Dietro vi faccio vedere altre cose. Allora, sulla home qua avete visto abbiamo tutti i dispositivi. Poi qui abbiamo la sezione eventi in cui possiamo vedere tutti gli eventi che ci sono stati, in cui sono stati riscontrati movimenti dalla videocamera, e nel caso avessimo inserito anche la micro SD possiamo anche avere i video di quei momenti e poterli anche scaricare direttamente sul cellulare. Ogni qualvolta la videocamera rileverà un movimento, comunque ci arriverà una notifica sul cellulare. Poi abbiamo la sezione sicurezza in cui abbiamo tutte funzioni preimpostate. Vedete casa, attivo, lasciarla attiva solo quando si è a casa, lontano, lasciarla attiva solo quando si esce di casa, disarmato, che disabilita tutti i trigger, cioè questi qua, casa e lontano. Poi abbiamo anche la possibilità di cancellare i video che ci sono nella micro SD direttamente dal cellulare. In questo momento non ho micro SD inserite, quindi mi segnala che ho 0 GB naturalmente. Poi qui fa anche un breve riassunto, qui ci dice i movimenti totali che sono stati registrati. Poi abbiamo anche qui un altro menu, Power Manager, in cui possiamo andare a impostare alcune impostazioni utili per la batteria. Quindi per avere una durata ottimale della batteria, far durare solo i videoclip 10 secondi e il sistema tenterà di registrare appunto solo quando c'è un movimento umano, oppure sorveglianza ottimale, 30 secondi di video. Il sistema rileverà tutti i movimenti, non solo quelli umani. E poi abbiamo anche qui la possibilità invece di personalizzare come vogliamo, quindi durata del videoclip di quanto vogliamo. Il movimento però verrà rilevato anche più frequentemente e quindi la batteria durerà di meno. Poi abbiamo anche la possibilità di impostare il sensore del movimento come vogliamo. Abbiamo anche le impostazioni audio in cui possiamo disattivare il microfono, l'altoparlante, impostare volume dell'altoparlante, impostare volume dell'allarme, impostare volume del microfono. E direi che vi ho fatto vedere comunque le funzioni principali di questa applicazione e della videocamera. In conclusione posso dirvi che questa videocamera di videosorveglianza, per il prezzo che ha, ha delle caratteristiche molto buone, quindi vi lascio il link in descrizione nel caso vogliate andarla ad acquistare. Come sempre lasciate un bel like a questo video per sostenere il canale, iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati sui prossimi video e ciao a tutti!